Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. Andiamo avanti con questa nuova puntata che, come avevo già annunciato ieri, probabilmente oggi sarebbe stata una no play. Ovviamente perché l'evento era già verso la fine, ovviamente perché ci ho abbinato il torneo di ieri sera che ho giocato mentre ero fuori, perché ero con gli altri feb che ve l'avevo detto che ieri probabilmente sarebbe stato più difficile anche farmare. Infatti alla fine lo sapete quando giocato ieri notte a luna, quindi tantissima roba. Sono riuscito a completare, ho recuperato tantissimi dati perché ovviamente con il per 1000 mi sono preso una Prison 5, mi sono preso una Prison 3, mi sono preso ovviamente il completo tra le nuvole e ovviamente ho fatto molte stazioni e mi hanno portato a far completare il torneo un giorno che ci starebbe oggi perché ovviamente è iniziato ieri sera. E ho trovato anche una carta che adesso vediamo. Intanto andiamo a vedere la lista delle cose che a voi vi interessa di più, che sono le ricompense del giorno, gli eventi del giorno e gli eventi prossimi. Anche perché oggi parte Magia d'Oro, quindi ragazzi, mi raccomando, stasera su questo video ci devono stare tutti i commenti di Magia d'Oro se vi interessano. Sempre se ce l'ho, devo andare a vedere pure questo, eh? Allora, proseguiamo come sempre. Recapino, vi do un'informazione in più. Allora, a parte tutte quelle lì che non sappiamo ancora dove sono, quelle di cristallo, lo scudo e tutto il resto, Desert Bloom, da quello che si vocifera, dovrebbe uscire domani 12, perché in pratica dovrebbe essere abbinato alla fine dell'evento tra le nuvole. Hanno fatto l'evento 3 giorni per poi abbinarci alla fine dell'evento per iniziare quello nuovo, Desert Bloom. Quindi evento scavo con la tartaruga e la cassa a forma di cactus. Ok, proseguiamo. Andiamo avanti. Magia d'oro, appunto, oggi, 11 settembre. Set 20, Trionfo Magnifico e Vittoria Schiacciante, set 23. Oggi vedrò ovviamente se ce l'ho a disposizione. Se avete fatto i commenti, cercherò uno a casaccio tra di voi e gli manderò una o due carte. Dipende quante ho di ste dorate, perché comunque sono 5 stelle, non sono piccolette. Andiamo avanti. Capitalist Crunch è il torneo, se non erro, che c'era oggi. Infatti dopo metto quello nuovo. Questo era il torneo di oggi che io ho già completato ieri notte. Tra 1 e 30 soglie è un altro torneo che mi ha dato 5 minuti e 10 minuti. Questi 5 minuti e 10 minuti l'ho presi con una botta secca perché ieri c'erano i 5 minuti di per 1000 con ovviamente inizio eventi. Cioè nel senso appena entravate in gioco, cosa nuova, partono i 5 minuti, ok? Ho sfruttato quelli e ho attivato 5 minuti e 10 minuti anche di Capitalist Crunch. Ecco perché vi dico, probabilmente sarebbe stata una no play oggi perché il completamento dell'evento sopra mi avrebbe portato in automatico al completamento del torneo, perché sennò avrei sprecato quasi 27 minuti di per 1000. Quindi scusatemi se mi è toccato. Anzi, in realtà forse mi sembra che 12-13 sono rimasti inutilizzati. Ok? Andiamo avanti. Allora, eventi di Monopoli di oggi, 11, parcheggio gratuito, soldi tra le 9 e le 14.59. Tra le 9 e le 14.59 ci sarà anche grande scommettitore, quindi c'è un per 1.500 minuti che potete gestirlo, appunto, ripeto, fino alle 3. Quindi io vi consiglierei magari di aspettare a cavallo, cioè nel senso non lo fate di mattina presto perché in realtà non ci sono altri eventi, quindi potreste pure farlo, sinceramente. Però dipende appunto come state col torneo e con tutto il resto, ok? Cercate di abbinarli bene questi 5 minuti e di sfruttarli, perché sono veramente pochi 5 minuti. Ho notato che sono veramente rari da essere utili 5 minuti. Già 10, qualcosa ci riesci. Allora, alle 18 parte Magia d'Oro, quindi stasera... No, alle 15, scusate, ormai ci vedo doppio. Alle 15 Magia d'Oro, che dura fino al 12 alle 14.59. Sempre alle 15 corsa alla tappa abbinato e... Alle 18 mi sono dovuto avvicinare perché non ci vedo più, raga. Gira la ruota. E alle 20 torneo Pod Pursuit, che dopo vediamo la lista. Per domani, quindi a mezzanotte di oggi, 12, costruttori in festa. Costruttori in festa, vi avviso che è il costruttore 50% e non quello 25%. Ok, andiamo avanti. Piccola anticipazione che nessuno vi ha dato e non troverete molto facilmente in giro. Coming soon, il 12-9, parte Peggy. Ok? Quindi domani avete il PEG. Va bene? Va bene. Ah, e allora l'evento scavo non ci può stare. Che cosa si sono inventati questi? Erano voci infondate allora. Eh sì,
Voci infondate, ragazzi, dell'evento scavo, perché se c'è il PEG non ci può essere l'evento scavo. A posto, abbiamo risolto il problema. Allora, proseguiamo. Questo è l'evento tra le nuvole, che è quello appunto che ho completato ieri in ultima botta, perché l'altro ieri ci siamo arrivati col per mille insieme, che stavamo ai 15 minuti di per mille. Dalla 1 alla 46, ovviamente, è un evento molto lungo, sono 3 giorni di evento e non hanno senso. Vi ricordo sempre che gli eventi 3 giorni sono fatti per tendervi un'imboscata e farvi sprecare su tornei, ok? Quindi la dovreste prendere scialla, ma non è così facile, perché delle volte il gioco tende a farvi caricare più il tra le nuvole che il torneo del giorno, quindi a farvi sprecare effettivamente più dadi. Allora, qui in mezzo ci sono dei per mille, uno alla 19ª e uno verso la fine, che era da 15 minuti, che comunque sono importanti 15 minuti di per mille, e c'erano due bustine viola in tutto l'evento, quindi niente male. Non c'erano altre cosine interessanti, c'era qualche cassa moltiplicatore ad alcune zone che abbiamo preso veramente tantissimi dati, li abbiamo visti insieme in video, quindi tanta roba. Proseguiamo. Screenshotino della carta che ho trovato ieri. Ieri ho trovato pallone gonfiato, una carta 4 stelle dorate mi mancava, quindi di norma ipoteticamente io dovrei stare a meno 3. Quindi con il PEG arrivo a meno 2, sto lì lì, mi mancano pochi giorni perché mancano 15 giorni alla fine. Potrei, se gli eventi vengono messi bene, completare, eh? Ci potremmo riuscire, ragazzi. Allora, vai, e questa sarebbe solo la seconda volta completata. Pod Pursuit, ecco l'evento che a voi interessava di più, dalla 1 alla 30, è il torneo che partirà stasera, con un 5 minuti di per mille di nuovo e un 10 minuti di per mille. Allora, fatevi due conti, regà. Un evento 3 giorni, che voi lo state a caricare col per mille, lo finite in un giorno e mezzo, massimo 2. Vi mettono 3, e ripeto, 3 tornei, 3, con il 5 minuti di per mille e 10 minuti di per mille. È un... cosa a delinquere, come si dice, un'istigazione a delinquere. Voi andate a farvi questa caricata e vi rovinate. Ovviamente non so il torneo della prossima volta che giorno parte, però questo Pod Pursuit parte questa sera. E è un torneo un giorno, ok? 11 ore, almeno da quando sto registrando io alle 8:40. Quindi fatevi due conti, molto importante, perché se riuscissimo a accavallarlo a quello nuovo evento, non si sa se l'hanno abbinato bene. Questo evento, se avete già completato tra le nuvole, lo utilizzate per il prossimo. Perché 5 minuti e 10 minuti per mille sono veramente una mano santa. Con il 30 minuti di mega rapina, cioè se prendete il caricone, qua vi dice proprio bene. Però lo dovete riuscire a prendere. Non è detto, ci vuole anche la fortuna, eh. Allora, andiamo un attimo in gioco, anche perché tanto. Ripeto, oggi è una no play, come vedete, tra le nuvole completata, 230.000 dadi perché ho preso la Prison con raddoppio 2 volte, una che era un raddoppio 3 e una che era un raddoppio 5. Poi ho preso come si chiama, Lucky, perché ieri c'era Lucky. E poi che altro ho fatto? Ok, tra le nuvole completato, quindi 8.000 dadi per 9.000 punti. E ovviamente tutto torneo, quindi ho ripreso tutti i dadi che erano qua dentro. Ovviamente sto a 20.000 trentesimo perché quelli lì più grossi stanno a 63.000. Mi perderò questa pin, peccato, però ci sta. E in questo torneo c'era la bustina viola, quindi è impossibile portarla a termine perché i fuffaroli cercheranno per forza di prendere la bustina viola. Perché stiamo lì lì per finire tutti, ok? Quindi è normale. Allora, andiamoci a aprire cassa community. Oggi non c'ho manco le vincite veloci perché l'ho già fatte. Se volete poi vi dico pure che cosa sono, a parte che le vedrete anche voi oggi con molta tranquillità. Vediamo un po' se ci capita la cassa community, ma ci credo relativamente poco. Sarebbe l'unica cosa di oggi che viene in video in maniera carina. Chi lo sa? Ma non ci credo mai. È da una vita che non vedo una cassa community, raga. Ma no, mi sapete dire quanti giorni è che non vediamo una cassa community? A me mi pare tanto, eh. Ma proprio tanto. Allora, 3, 1, 4, vuoto, a posto, vuoto centrale, addio. Ah, ho lasciato il microfono più alto. Mi sentirete sicuramente meglio, ma si vede in telecamera. Non so, questo è il cubone che ho preso per non farvi sentire il ventilatore e tutti i rumori a sé stanti. Quindi fatevi due conti. Ok. Allora, non dobbiamo fare giocata perché abbiamo già preso tutto. Andiamo a vedere se c'è la roba gratuita. Giornaliera. Mi sale no perché l'ho presa ieri notte all'una. E vedi, infatti, disponibile tra 40 minuti. Perché l'ho presa troppo tardi ieri. Quindi ho un po' girato gli orari. Allora, vincite veloci era supera via una volta, distruggi una volta e raccogli 3 adesivi. Relativamente facile.
Ovviamente scade tra 6 ore e 20 per me, però già fatto, almeno me lo sono levato dalle scatole. Allora, questa è la nostra situation. Abbiamo 9 trilioni che ci risbattiamo alle scatole. Costruire è impossibile, perché ce ne vogliono 32 trilioni. È già un miracolo, l'altro giorno abbiamo fatto quella costruzione. E a sto punto andiamo a vedere il nostro album. 249 su 252. 3 carte, meno 3 a fine album per la seconda volta. Quindi tanta roba, ragazzi. Però 15 giorni. Allora, ripeto, se domani c'è PEG, arriviamo a 250 con il prize della Jolly, ovviamente. E bisogna vedere se riusciamo a prendere altre cosine. Speriamo, perché siamo proprio a fine. E a fine li mettono gli eventi con la Jolly, proprio perché mancano poche carte. Lo fanno apposta, insomma. Allora, andiamo. E poi abbiamo ancora queste da aprire, eh. Abbiamo ancora queste da aprire. Io alla fine le aprirò tutte. Allora, andiamo a vedere le carte che vi posso mandare a questo punto, perché non possiamo fare altro. Immediatamente, come sempre, dovete essere iscritti al canale, quindi iscriviti, mi raccomando, iscriviti, attiva campanellina, perché la campanellina ti fa arrivare le notifiche. Se non ti arrivano le notifiche non puoi sapere le cose del giorno, ovviamente, non solo di Monopoli. Poi, mi raccomando, dovete essere amici in gioco. Per essere amici in gioco, link in descrizione. Ci pigiare sopra dal vostro dispositivo mobile, o come vi pare, da dove giocate. Si aprirà Monopoli e diventerete automaticamente amici. Se c'è il bug dell'amicizia e vi trovo nei commenti, ve lo dirò, ok? Di togliermi e rimettermi. Infatti io consiglio sempre di levarmi dagli amici e rimettermi tramite link almeno una volta a settimana, per essere sicuri che il bug non si forma, ok? Allora, andiamo a vedere, per avere le carte regalate da me, lista completa nel commento. Quindi, se vi serve una carta specifica, specialmente in questo caso che oggi ci stanno le Magia d'Oro, non so manco se ce l'ho, e non mi ricordo manco il nome, quindi adesso non le riuscirò a vedere. Le vedrete sicuramente voi prima di me. Mi raccomando, lista dettagliata con i set. Quindi, set 11, podio della vittoria. Set 12 è... set 13 vince la gara dorata, se c'è Magia d'Oro, ok? Similmente. E fare tutta una bella lista completa. Come fa Ginevra, prendete spunto da Ginevra nei commenti, fa una lista completa delle carte che gli servono. E mi raccomando, nome in gioco, perché se no non vi trovo. E se avete un nome comune, molto importante questa cosa, se avete un nome comune tipo Francesco, Andrea, Giacomo, Antonio, che quindi ce ne stanno magari 3, 4, 5 che giocano con lo stesso nome, ditemi l'immagine profilo. L'immagine profilo è importantissima per velocizzare il lavoro a me e per riuscire a trovare voi senza sbagliarmi. Perché ovviamente se siete 3 Andrea con il cagnolino, io non ve beccherò mai. Metterò a casaccio e chissà chi arriva. Quindi vai così, questa è la lista completa. Addirittura c'è una carta 5 stelle nel set 28, quindi magari qualcosa da dare oggi ci abbiamo. La prima carta di oggi va a Daniel, che mi dice una cosa interessante che io non ho notato. Probabilmente non ho notato neanche il commento, quindi mi scuso. Un ex socio di costruzioni e race si lamentava di essere stato escluso. Non so, non capendo le motivazioni, non so chi è, poi dopo andrò a rileggere i commenti, quindi mi scuso pure con chi magari si è lamentato che ho escluso persone, ma in realtà io non voglio escludere nessuno, ragazzi, però nella race bisogna per forza andare con una squadra fatta bene. Mi scuso se spesso non accetto tutte le persone, ma la race è molto importante, infatti questa l'abbiamo vinta con un margine di quasi 20.000 punti, ci siamo portati talmente avanti che era impossibile batterci, proprio perché... La Jolly è importantissima per finire il set, i premi sono importantissimi perché prendiamo più roba anche dalle cassette che ci stanno dentro in confronto al cambio con la fine gara, quindi potete ben capire che non lo faccio apposta. Comunque intanto andiamo a mandare la carta a Daniel, che è la cosa più importante, perché adesso stiamo dando le carte. Daniel, prenditi questa carta 5 stelle che mi hai chiesto, che è impatto positivo. E ecco Salvo che torna a trovarci nei commenti, lo saluto, e Salvo con il topolino che dice: se non c'hai nessuno a cui mandare carte, mandale a me. Assolutamente, sei capitato giusto a pennello, vai, ti mando una delle carte che mi hai chiesto, Salvo, non ti preoccupare. Pensi pure a loro se gli altri hanno qualcosa che gli serve. Ovviamente cerco di variare, perché se magari Ginevra gliel'ho dato ieri, cerco di non dargliela oggi. Quindi pure se molte persone chiedono molte carte simili, cerco di variare, Salvo, quindi non ti preoccupare. Può capitare qualche volta che faccio doppione, ma succede. Calamità a te. Allora, la carta che volevo mandare adesso è una carta molto importante, quindi a Gian sicuramente lo scriverò nei commenti, me l'ha chiesta ieri ovviamente nel video. Gian mi chiede: mi servirebbe pronti a pedalare ultimo set o impatto positivo o in vetta, grazie. Comunque mica droppiamo solo noi, eh. Io è un continuo, ho finito
Tutto da 520.000 dadi ormai, mazza. Va bene, Gian, allora ti dico, toglimi e rimettimi dagli amici che ti mando la carta che mi hai chiesto, che è la prima, che è del 728, che è questa qua. Pronti a pedalare? La quarta carta di oggi la manda Zestful, che mi chiede una carta a 4 stelle, concentrazione totale. Ragazzi, vai, te la mando immediatamente. Oddio, non si è mandata, mi sa. Mannaggia al gioco che delle volte liscia i pulsanti, perché ovviamente deve farsi simpatico. Invia. Tutta tua, mandata. Ultima carta la mandiamo a Pietro Giametta, che mi ha chiesto una carta del 710, se non erro. Ok. E te la mando immediatamente, spero che ne farai buon uso. Sfavoriti. E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ovviamente questo per 1000 va sprecato nel nulla cosmico. Vi ricordo sempre che per avere le carte regalo da Mordoghino dovete ovviamente lasciare il commento sotto e vedo solo i commenti degli ultimi video. Quindi se avete le stesse carte che vi mancano fate un copia e incolla e io poi me lo leggo tranquillamente. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game. Sì, Jurassic World Game, stiamo a posto. Monopoly Go, qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.